Questo video, se siete metallari, amanti del doppio pedale, ecco, come sapete io non uso molto il doppio pedale, in realtà non lo uso proprio, ma non perché non mi piaccia, un po' perché non ho mai avuto modo di studiarlo, perché non ho mai dovuto suonare in realtà un genere dove il doppio pedale fosse fondamentale, un po' per pigrizia, lo ammetto. Il fatto è che però tutte quelle cose velocissime dove c'erano 3-4 colpi molto molto veloci mi sono sempre piaciute un sacco. Mi sono dimenticato di dirvi di iscrivervi al canale, vi prego, raga, e scusate, però devo dirvelo, perché se qualcuno ancora non è iscritto deve iscriversi assolutamente, e magari guarda il video e non ci pensa, però è una cosa importantissima, per me è molto molto importante, perché è anche un po' un feedback, il fatto di iscrivervi al canale mi fa capire che sto facendo le cose nel modo giusto, diciamo, in un modo in cui vi piace, mentre se non vi iscrivete io capisco il contrario. Mi ricordo questo mini aneddoto, diciamo, in cui io già non usavo il doppio pedale, sono andato su in una band dove bisognava fare un brano di Bruno Mars che adesso non me lo ricordo, e comunque in questo brano a un certo punto c'era uno special in cui faceva una cosa tipo pum pum pa pum 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 pa pum pum pa pum 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 pa, e ho detto mo come faccio, perché praticamente in quel punto quasi di sicuro c'era il doppio pedale, poi suonava un po' strano, non lo so se fosse proprio doppio pedale, però ho detto ok, adesso è il momento di mettersi a usare il doppio pedale. Però prima di dire adesso devo mettermi di nuovo da zero a studiare il doppio pedale per fare solo quel pezzettino lì di canzone, ho detto vabbè, proviamo a vedere se esce qualcosa anche col pedale singolo, ed è uscita questa cosa qua. Quindi ho detto cacchio, figo, il timpano in un qualche modo può sostituire la cassa. Poi raga, ovviamente io adesso vi sto dicendo queste cose e prendete queste cose come delle idee nuove, ma in realtà poi in alcuni generi, ad esempio nel metal pesante eccetera eccetera, non si può usare il timpano al posto della cassa, bisogna avere il doppio pedale o doppia cassa per forza. La sonorità di questo pezzo di Bruno Mars mi è piaciuta tantissimo, quindi live l'ho cominciato a suonare così, e poi mi sono detto adesso facciamo un po' di prove dove magari c'è, cerco di copiare delle mini cose che potrei fare col doppio pedale facendole invece con timpano e cassa, perché appunto le sonorità che vengono fuori sono veramente molto molto interessanti e un po' diverse dal solito. Detto questo, voglio farvi sentire alcune idee che poi sono comunque dei fill, che alla fine sono i fill che uso anch'io principalmente live. Per prima cosa, dato che quando sentiamo la parola doppio pedale ci vengono subito in mente quei tappetoni giganteschi di doppio pedale super veloci, voglio farvi vedere un modo di farli simili. Possiamo provarci ad esempio suonando timpano con la mano destra, o comunque con la nostra mano forte, e cassa, facendo quindi dei colpi singoli in sequenza, diciamo, ve lo faccio sentire lento. Ok, così non si capisce tanto bene a cosa possa servire, ma aumentando un pochettino la velocità secondo me si capisce di più. Poi ovviamente non è che dobbiamo fare questo e basta, quando facciamo un passaggio dobbiamo fare il tappetone di timpano e cassa e basta. Possiamo ad esempio andare a metterlo alla fine di un fill, e questa cosa secondo me può rendere tutto il fill ancora più interessante. Una cosa che uso veramente veramente spessissimo nei fill live o quando suono in generale è quella di fare un colpo di timpano e due colpi di cassa molto veloci. In questo modo simuliamo, tra virgolette, un triplo colpo veloce fatto col doppio pedale. Questo lo possiamo fare ad esempio all'inizio di una canzone o all'inizio di una parte della canzone in cui magari dobbiamo fare un fill molto colto e poi partire. Oppure direttamente come facevamo anche prima all'interno di un fill, quindi facciamo groove normale e poi nel momento in cui dobbiamo andare a fare un fill improvvisiamo il fill, ma ogni tanto andiamo a metterci questo triplo colpo. Oh.
Oppure nello shuffle teniamo sempre uno di mano e due di piedi come abbiamo fatto prima, ma questa volta andiamo praticamente a fare 6 colpi, quindi facciamo mano, piede, piede, mano, piede, piede, in modo tale da andare a fare una sestina. Mettendo questa cosa qua all'interno di un ritmo possono venire cose veramente molto molto interessanti. Vi faccio sentire. Ok raga, spero di non aver offeso nessun metallaro, spero di non aver offeso nessun purista del doppio pedale. Se è così, scrivetemi qualche insulto qui sotto nei commenti. No vabbè, a parte gli scherzi, comunque come vi ho detto anche prima ragazzi, come al solito la cosa è prendere una certa idea, prendere queste idee che vi ho dato oggi e poi farvene voi delle nuove. Come vi dicevo prima, se andate a suonare metal pesante, se andate a suonare un genere dove il doppio pedale serve, non è che possiamo arrivare lì e dire no ma io faccio timpano e cassa e va bene, perché ci sono alcune cose impossibili da fare ovviamente, sia come velocità sia come suono. Come sempre è un modo per divertirsi, creare cose nuove e sperimentare. Sperimentate ragazzi, sperimentate. Io con questo la finisco qua. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi ricordo ragazzi che c'è il PDF, tutto quello che vi ho suonato oggi c'è trascritto qui sotto, trovate il link, andate, ve lo scaricate e fate le cose solite che già sapete. Come cose solite che già sapete vi invito ancora a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Ragazzi mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace qui sotto se questo video vi è piaciuto, se questa tipologia di video vi è piaciuta. Lasciatemi anche un commento scrivendomi magari un'altra tipologia di video da fare, oppure scrivendomi cosa ne pensate di questo. Io con questo direi che posso veramente finirla qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!